Vogliamo invece per dire. Oggi non è l'ordine del giorno, okay. Perché oggi 25 aprile parla ancora in Serie D. Chiaramente il tardino è un impianto vecchio, ogni settimana temo che sia progressivo, noi dobbiamo fare qualche intervento di manutenzione straordinario, quindi questo è un costo in più rispetto all'accordo che abbiamo con il Comune. Ci sono i sogni, credo che sia un sogno di tutti, avere un giardini in centro, moderno, bello, completamente strutturato. Sarebbe secondo me un gioiello per la città e oggi tra l'altro è stato capito a livello anche europeo quanto sia importante uno stadio in centro. C'è stato un periodo dove lo stadio veniva decentrato e organizzato, oggi in tutti i paesi lo stadio in centro è considerato una risorsa e non un problema. Ecco, però questo in questo momento è ancora un sogno. Poi piano piano, se la vita ti insegna che se tu lavori per inseguire il sogno, ogni tanto qualcuno riesce anche a realizzarlo. Poi mi chiedono, buonasera, mi sapete dire se l'anno prossimo aprono gli stinti? Penso di sì, stanno già facendo delle prove, anche domenica prossima che c'è la festa, ve lo diciamo. Quindi 8 giorni fa, domenica saranno 15 giorni prima, tutti i settori aperti, under 18 gratuitamente allo stadio, perché ci sarà la grande festa, c'è anche la festa ufficiale, questo lo annunciamo, cioè la Lega Nazionale Dilettanti dirà al Parma bravi consegnando una coppa del girone, quindi sarete in campo, esplosione di petali di rosa, soprattutto se arriverai tu a... Ecco. Non lo sapevo, grazie. No, dovrebbe essere così, adesso io... so che domenica scorsa è accaduto, non ieri, 8 giorni fa a Piacenza, che era matematicamente salito, capiterà al Gubbio e alla San Benedettese, non ho detto a caso questi due nomi, ma dopo vi spiego. Leggo l'ultimo, ciao a tutti, volevo sapere dove farà probabilmente il ritiro il nostro Parma Max di Fontenivo, tante domande sul ritiro, tutti lo chiedono, ma... Devo essere sincero, non lo so, nel senso non ne abbiamo proprio assolutamente parlato, e per tornare al tema dei distinti Curva Sud, anche lì non lo so, nel senso che dobbiamo ancora metterci con Luca a ragionare bene. L'anno scorso abbiamo tenuto aperto soltanto due settori e questo ha favorito anche una certa compattezza. Non dobbiamo, secondo me, sbagliare la campagna Barletti. Noi dobbiamo cercare di dare più gente possibile allo stadio. Allora vi dico, la Reggiana, per dire un nome, la curva quest'anno mi sembra costasse 80 euro l'abbonamento, mi sembra. Sì. E quindi il Parma farà meno, lo dico subito. Grazie Sandro. No, ma soprattutto, infatti, pochettino. Ci teniamo molto l'iniziativa per domenica degli under 18 gratis allo stadio. Crediamo che le scuole e le scuole calcio siano dei veicoli importanti, vogliamo che i bambini tornino a vedere le partite di calcio e su questo vogliamo lavorare tanto anche in prospettiva dell'anno prossimo. Tardini con i bambini anche domenica è stato uno spettacolo e quindi questo deve essere secondo me un punto fondamentale. Stiamo cercando di stare sempre più nelle scuole a lanciare il nostro messaggio e si deve ripartire da lì. Sono le cose che ci stanno a cuore, torniamo al discorso iniziale, per il calcio è chiaro che gioca per vincere, però per noi riuscire a trasmettere questi messaggi è il senso fondamentale del nostro progetto. Mirko, anche voi delle zebre...